dall'amico Luciano si è rivolta esclusivamente nell'intento di garantire le priorità verso quelle emergenze che da troppo tempo è stata questa l'azione dei primi 12 mesi di questa amministrazione. Un'azione non solo rispettando il programma, ma è una fa le esigenze più importanti. Arriva che sta a significare ai cittadini abruzzesi un modo per tornare ad essere vicini a loro, un modo affinché le istituzioni facciano sentire l'istituzione regione che è l'istituzione più vicina e più importante. Allora io quello che vedo anche dai cartelli, il che non significa che voi parlate in questo modo e potete impedire di rispondere. Ci sono 5 questioni che vengono rappresentate da quei manifestanti, tutte legittime salvo la maleducazione. Il primo problema, l'asse attrezzato, è un problema che risale a 40 anni che noi risolveremo. 5 anni di tempo per risolvere questo problema. Non la maleducazione che sto vedendo questa sera, una maleducazione costruita ad arte, che ha perso sempre tutte le battaglie elettorali e perderà anche la prossima. Secondo, la partita riguardante il Ciapi è una partita che ha 8 milioni di euro di debito. Avete sbagliato tempo e classe dirigente per cercare di precisare di chi è la responsabilità. Terza questione, le Naiadi, ditelo anche a quelli che soltanto 12 mesi fa sono stati doppiati da noi, ai grillini che sono di là a fare battaglia viziata e che non porta da nessuna parte. Per quanto riguarda le Naiadi, il problema è un contratto sbagliato, con una procedura sbagliata che noi stiamo riordinando, precisando, dettagliando, salvando i posti di lavoro e i servizi di coloro i quali utilizzano quella infrastruttura. Poi c'è il problema di Penne, per quanto riguarda il punto nascita di Penne, che voi sapete ha a che fare con regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, regole del Ministero e condizioni di sicurezza per la vita del nascituro. Siamo pronti a confrontarci su una base di civiltà, ma prendendo a calci la maleducazione, prendendola a calci letteralmente. La quarta questione.